Si annovera premi internazionali e testimonial di mostre d'arte contemporanea, di eventi sportivi, originali manifestazioni enogastronomiche e nuove composizioni musicali. Pinocchio ormai non è più il monello che marina la scuola, ma un esempio eccellente di toscanità nel mondo. A coronare un anno di iniziative, torna a Palazzo Medici Riccardi il premio Pinocchio di Carlo Lorenzini, manifestazione che diventa l'occasione per riunire le personalità del territorio fiorentino che nel 2014 si sono distinte in diversi settori. Da Geppetto per l'artigianato alla fata turchina per la moda, ogni premio è identificato con un personaggio della fiaba Le avventure di Pinocchio. Anche quest'anno tante novità. Ma la novità straordinaria è la nuova colonna sonora di Pinocchio, la musica di Bravissimo Pinocchio fatto dai noti compositori Eric Buffat e Massimo Pacciani, che ha già riscosso molto successo proprio quando è stata presentata nel cuore di Firenze. Quindi poi abbiamo una novità particolare per chi ama la cucina, abbiamo un Pinocchio Tuna Sushi, cioè il sushi di Pinocchio fatto da Pingusto, quindi un incontro farà la cultura toscana italiana e la cultura orientale, quindi una novità particolare proprio qui a Firenze. E poi abbiamo ad esempio la regista Cinzia Torrini, che verrà premiata perché ha fatto questo bellissimo corto sulle botteghe, sui laboratori storici dell'artigianato fiorentino, e quindi in questo caso noi ricordiamo l'importanza attraverso il laboratorio di Pinocchio, che è stato un po' il vanto del Pinocchio Forum, il progetto biennale europeo che ha avuto abbastanza successo, e questo grazie a quello che sarà il nostro premio speciale, che è Caterina Balletti, proprio maestro di flash art nei laboratori di Pinocchio Forum, che ha fatto sentire veramente l'orgoglio sia a Berna, a Roma, ma anche qui a Firenze, di avere un'attività così forte all'interno della nostra città. La cerimonia di consegna dei premi si è tenuta il 24 novembre, nel giorno che festeggia il 188esimo anniversario della nascita di Carlo Lorenzini, padre letterario del burattino più famoso del mondo. L'evento è patrocinato ormai per il quarto anno dalla provincia di Firenze. Lo facciamo per l'ultima volta, perché poi dall'anno prossimo ci auguriamo che la città metropolitana segua con lo stesso impegno e assiduità che abbiamo messo noi in questi anni verso un'iniziativa che ha appunto l'obiettivo di promuovere le eccellenze del territorio, la qualità toscana e fiorentina, ma anche una storia molto ricca dal punto di vista culturale. Quindi ci è parsa una bella iniziativa che abbiamo sostenuto in tutti i modi e che anche quest'anno, come dire, senza smentirsi, ripropone con garbo e anche con sobrietà tutti i temi a noi cari, che è appunto la promozione del sistema toscano e fiorentino nel mondo.